Chi ha inventato la grappa? Un popolo, gli italiani. È in Italia, infatti, che nasce la scuola medica salernitana, che dall'anno 1000 in poi diffonderà la cultura della distillazione su tutta la penisola. Nel 1532 verrà poi pubblicato questo importante libro, il De arte conficendi acquavite del medico padovano Michele Savonarola, che spiega come si produce l'acquavite a partire dal vino e anche dalla vinaccia. Il Polimuseo della Grappa ne conserva una rarissima copia. Per arrivare ad una definizione contemporanea del termine grappa dobbiamo arrivare al 1951, quando per legge si definisce finalmente la caratteristica principale della grappa, ossia il fatto che deve essere ottenuta distillando direttamente la buccia dell'uva, la vinaccia. Questo la rende un'acquavite unica al mondo perché è l'unica ottenuta distillando una materia prima solida ed è un'acquavite distillata esclusivamente in Italia. Buona grappa a tutti!